Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presenterò finalmente il mio setup. È finito, l'ho completato. Qui c'è una cosa fuori posto che wall management è ancora da fare. Non vedevo l'ora di mostrarvelo. Ve l'ho tenuto nascosto un pochettino perché non ero sicuro su cosa mettere, cosa non mettere. La scrivania l'abbiamo modificata, quindi ora vi racconterò tutto com'è andata. Io inizierei, ragazzi, dalla scrivania, come al solito. Comunque, se vi siete persi i vecchi video, quindi abbiamo preparato le pareti, abbiamo preparato tutto sto sistema di trattamento acustico, ecco, all'interno della stanza, che è la cosa di cui ne vado veramente molto molto fiero. C'è una bella acustica, bella. In questa parete, ragazzi, c'è un'altra cosa che non posso mostrarvi oggi, ma ve la mostrerò appunto un'altra volta. Creo un setup da zero, nome della serie, vedrete questo video che fa parte di questa playlist, guardatevi i primi video perché è veramente fantastico. Un'altra cosa che ho fatto è andare a modificare la vecchia scrivania montando il tavolo, quello un po' più piccolo, rialzandolo un pochettino perché doveva alloggiare la mia tastiera che utilizzo appunto per creare musica, eccetera. Ci sono le mie casse con gli stand e ci sono le casse laterali che potete vedere lì. Sono delle casse hi-fi vecchissime, comunque le tengo come secondo ascolto, ci sta. Lì c'è il mio computer, che poi andremo a vedere nel dettaglio. Ma adesso, ragazzi, andiamo a vedere prima la scrivania. Per la scrivania, ragazzi, ho utilizzato due Alex di colore blu, che penso che non ne facciano più, con dei rialzi per cucina, se non erro, montati tutti per bene. Tra l'altro, nel montaggio, quando sono andato a sbucare il tutto, mi sono anche fatto malissimo al dito. Ho fatto tutti i quattro buchi in modo che la scrivania fosse più stabile possibile. Abbiamo quattro viti nella parte superiore che vanno a contatto con il piano della scrivania, in più una vite nella parte inferiore, diciamo un dado lungo, per fissare il tutto nella parte inferiore. Tutto questo è importante perché sennò la parte superiore traballa. Invece per il cassetto ho utilizzato il sistema di una cassettiera normale, di un'altra scrivania, ecco. Quindi questo l'ho riciclato dalla vecchia scrivania che c'era all'interno di questa stanza. Questo qua lo modifico, cioè lo faccio diventare nero completamente e metto questa cosa scorrevole nella scrivania che c'è sotto. Beh, ragazzi, allora adesso andremo a fare un'altra piccola modifica, che è quella della tastiera. Metteremo la nostra tastiera, diciamo, per suonare sotto un piccolo carrellino. Potrebbe mettere anche la tastiera e quindi liberare la parte superiore. Quindi ora non so se mettere la tastiera MIDI, diciamo, nella parte superiore e la tastiera appunto che utilizzo per PC sotto, o al contrario, viceversa. Non mi piace tanto la tastiera sotto, però magari può essere una posizione più comoda, ecco. Queste erano le guide appunto per il carrellino originale e adesso lo andremo a modificare perché questa qua non ce l'ha. O almeno non so se IKEA li vende, però ok. Ho comprato questa staffettina qui, ho delle staffe ad L che posso mettere di sopra, ho comprato dei perni con dei bulloni, possiamo mettere il tutto. Ecco qui, andiamo a mettere invece anche questo. Come PC principale per editare in questa stanza utilizzo questo MacBook Pro del 2019, se non erro, i9, 16 GB di RAM. Comunque è veramente una grande macchina, mi piace veramente tantissimo. Come PC da editing probabilmente lo cambierò, utilizzerò un altro PC, un altro sistema. È tutto work in progress attualmente. Poi come mouse e tastiera utilizzo l'MX Master della Logitech, che questo qui ce l'ho veramente tantissimo tempo, funziona alla grande. E poi questa della Logitech, sempre MX Keys della Logitech. Non è sponsorizzata, non me l'hanno spedita, ma l'ho acquistata io perché mi piace veramente tanto. USB-C per caricarla, possiamo spegnerla quando non ci serve. Stessa cosa il mouse, cioè un ottimo sistema. Sinceramente non ho acquistato il prodotti Apple perché comunque con questa posso decidere di utilizzare tre PC contemporaneamente, quindi andare a switchare con questo tastino, retroilluminazione, cioè veramente top per il prezzo. Comunque ci saranno tutti i link in descrizione di tutto il setup. Poi utilizzo un hub USB per mettere le mie pennette USB e altro, Machine Jam per quanto riguarda il mixing delle mie tracce, una Xenix Control One USB della Behringer, molto utile perché ho diversi monitor, quindi vado a selezionare altre cose, è veramente il top. Varie piante e candele appunto per creare atmosfera all'interno dello studio. Di solito non tengo questa illuminazione, utilizzo un'illuminazione un pochettino più soffusa perché mi piace veramente tanto quando appunto lavoro al PC. KRK Rocket 6, non so se cambiarle, ragazzi, in realtà, però mi piace come suonano. Alcuni dicono: ah no, fanno schifo, sono la versione base di tutto.
Cioè, ragazzi, l'importante è che comunque si va a produrre in delle casse del genere. Il mixing è una cosa talmente complessa che, cioè, in queste casse si può produrre. Comunque si sentono tutte le frequenze e altre cose. Sinceramente, delle casse migliori non mi farebbero produrre meglio, ecco. Utilizzo un microfono T-Bone ST2000, credo che si chiami, alla valigetta. Questa qua, cioè ragazzi, che spettacolo. Veramente un gran microfono a valvole, a tutti i lati negativi di un microfono a valvole e i lati positivi, appunto. Mi piace veramente tantissimo sulla voce, ha un pochettino troppe alte. Adesso non sto utilizzando quel microfono, sto utilizzando il microfono della camera, perché comunque l'ho reputo in questa posizione, mi piaceva così, perché devo registrare altro, mi devo spostare, eccetera. DT770 Pro 250 ohm. Ho deciso di utilizzare quelle da 250 ohm, ho deciso di acquistare. Ce l'ho veramente da un bel po', mi trovo bene. Anche se a livello d'ascolto non mi piacciono tantissimo a livello di mixing, però a livello di registrazione comunque mantengono tutto ben isolato, comunque mi piacciono, sono belle comode, ecco. A livello d'ascolto mixing ancora sto cercando di capire se cambiarle o meno. Una Ultra DI della Behringer per appunto entrare direttamente con il basso elettrico. E poi un'altra cosa di cui sono veramente fiero. Allora, in questo canale magari non parlo tantissimo di musica, comunque non tutti sono appassionati di musica, però vi dico che c'è un rack completamente che è formato dalla mia scheda audio, che ha tantissime entrate perché la utilizzo anche con la batteria, per registrare la batteria, dei preamplificatori, quindi altre entrate, altre 8 se non erro, DB meter, scheda audio di backup, se magari la prima non va posso collegare l'altra, un amplificatore per le casse hi-fi che vedete lì dietro. Il rack sono veramente contento perché l'ho creato io con le mie mani ed è bellissimo, mi piace veramente tanto. Ho utilizzato nella finestra per coprirla una tenda normalissima nero, è abbastanza pesante, appunto mi permette anche buon materiale assorbente appunto per le frequenze medio-alte. Stessa cosa anche dall'altra parte, quindi ho queste due finestre che l'ho coperte così e creano un'atmosfera veramente fantastica. Lì sotto vediamo un sub, ma probabilmente verrà cambiato perché non è abbastanza potente, quindi quando ho il volume delle casse a un certo volume, il volume del sub un pochettino gracchia, non mi piace tantissimo, però mi aiuta veramente tanto. Poggiapiedi dell'IKEA, il primo l'ho rotto, probabilmente sta rompendo anche questo. Per invece il monitor ho direttamente uno stand dietro la scrivania, perché non volevo mettere nulla sulla scrivania perché il monitor è veramente pesante. Un monitor 4K della Bank, l'abbiamo visto qualche anno fa, ha delle casse integrate che utilizzo come altro ascolto, appunto. Poi luce a LED, e-light, solide, fantastico. Ho creato uno stand anche per il PC è veramente fantastico, presenta due sistemi di raffreddamento, uno per la CPU, l'altra per la GPU, che è una 280 Ti, la CPU invece è una 1950X Threadripper della Ryzen, 16 core 32 thread per quanto riguarda la CPU e 32 giga di RAM, fantastico, molto bello anche esteticamente, ma molto pesante. Cioè veramente pesantissimo. A giorni, ragazzi, ve lo spoilerò così, voglio creare con il Mac Pro, io non so se ci riuscirò, però voglio appunto dedicarci veramente tantissimo tempo, modding pazzesco per il Mac Pro, il vecchissimo Mac Pro G5, e voglio farci una nuova configurazione, lo vedrete nel video, ragazzi, ma mi piace tantissimo. Fagolo modding di nuovo. Bellissimo. Amplificatore per chitarra della Fender e ho alcune chitarre come questa qua. Questa che è una SX, è proprio così, tanto per suonare in spiaggia. Un basso della Harley Benton, cioè spettacolo. Poi ho un'altra SX completamente moddata che tra l'altro devo ancora finire di moddare. Questa pagata in un negozio di musica tipo 50 euro, una cosa del genere, poi tipo l'ho stravolta, l'ho moddata. Allora, un grande ritorno sul canale invece, ragazzi, per quanto riguarda l'arredamento ancora, è il divano. Ragazzi, il divano nero, cioè voi non so, i veterani del canale se lo ricorderanno, scrivetelo nei commenti se l'avete visto. Eccolo qua, ragazzi, cioè spettacolo, ce l'ho qui davanti agli occhi, è bellissimo, mi viene da piangere perché l'ho recuperato completamente gratuito. Cioè da una signora che aveva messo un annuncio su Facebook, se non ricordo male, in cui aveva detto il primo che viene se lo prende se lo può portare via. Sono andato e me lo sono portato via, ovviamente. Lì sopra potete vedere le casse per il 5.1, ma non vi dico altro, quindi ragazzi potete già capire cosa potremmo vedere nel prossimo episodio di questa serie, che sarà appunto l'ultimo. Vi ho raccontato tutto, ragazzi, un'altra cosa che volevo raccontarvi è che con il MacBook Pro, questo MacBook Pro qui, praticamente non mi va, proprio non mi va, cavolo, peccato, non mi va più il monitor esterno. Quando lo collego con il laptop aperto mi funziona per circa mezz'oretta, ok, poi si spegne.
E io edito, nel frattempo che edito si spegne il PC, cioè il Mac. Tutto questo io penso che sia per una questione di permessi dell'uscita USB. Ora ragazzi, cioè, per la sicurezza di cosa? Cioè, qualcuno entra qui in studio con un USB-C e mi frega i dati, cioè, spero che ci sia un aggiornamento che fixi questa cosa qua, perché appunto non riesco a sistemarlo. C'è un'opzione che bisogna abilitare o disabilitare, una cosa del genere, nelle impostazioni, ma questa opzione qui negli altri c'è, che hanno risolto il problema, da me non c'è. Quindi ragazzi, sicuramente ci saranno dei miglioramenti. Se farò dei miglioramenti, poi te li invierò verso email. Parlo a me stesso della top 5 delle vostre configurazioni, che uscirà forse tra poco, non lo so. Ciao. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.